Ciao amici, ci sono piscine in tutto il mondo che sono così stupefacenti che le piscine a cui siete abituati non potranno mai competere. In effetti alcuni architetti hanno il talento di creare certe piscine che sono fuori dal comune e che non possono che sorprenderci per la loro bellezza e originalità, a meno che non siano semplicemente la creazione di madre natura. Volete scoprire queste piscine? Allora preparatevi, perché oggi ecco a voi le piscine più incredibili del mondo. L'Islanda è un paese pieno di bellezza, ha molti luoghi magici e tra questi Seljavallalaug. La piscina più antica del paese è certamente la più bella. Infatti Seljavallalaug fu costruita nel 1923 da Bjørn Andresson Berianescoti. All'inizio questa piscina, lunga 28 metri e larga 10, era destinata solo ad insegnare i bambini a nuotare, ma ben presto la gente del posto ha preso l'abitudine di andare a fare il bagno molto regolarmente. Il motivo è semplice. Questa piscina è stata costruita in una posizione del tutto improbabile, poiché si trova tra due montagne. Bisogna ammettere che beneficia di un luogo atipico. In effetti la sua posizione in questa natura selvaggia la rende piuttosto mitica agli occhi di molti viaggiatori. Non sorprende quindi che Seljavallalaug sia considerata una delle piscine più piacevoli dell'Islanda. Ora sempre più persone ci vanno. Questo posto è diventato addirittura un must quando si visita l'Islanda. Oltre ad essere libera e aperta tutto l'anno, la piscina ha una temperatura di circa 36 gradi, in quanto è alimentata dalla sorgente calda che sgorga lungo Eyjafjallajökull, il famoso vulcano. Questa piscina è probabilmente il posto migliore per nuotare in Islanda, in quanto non solo è circondata da uno splendido paesaggio, ma è anche naturalmente calda. Questo rende il nuoto molto piacevole. È innegabile che New York City è molto più bella se vista dall'alto. Ecco perché gli architetti hanno progettato una residenza di lusso di 68 piani a Brooklyn con una magnifica piscina a sfioro riscaldata in cima. Così sarà possibile vedere l'intera città di New York mentre si gode una magnifica nuotata. Infatti questa piscina a sfioro sarà addirittura la più alta del Nord America, poiché sarà situata a 200 metri dal livello del suolo, offrendo ai nuotatori una vista panoramica. Di conseguenza, chi ha la fortuna di vivere in questa residenza potrà nuotare in una piscina originalissima, contemplando dall'alto l'intera città. E non è tutto, la piscina dispone anche di una terrazza solarium, spogliatoi e docce di lusso, proiezioni di film all'aperto e molto altro ancora. Tutto questo e molto altro per rendere la vostra esperienza balneare indimenticabile. In un grattacielo alle Hawaii c'è una piscina che fa venire le vertigini. Infatti le persone coraggiose che hanno avuto l'opportunità di fare il bagno hanno avuto l'incredibile possibilità di contemplare i dintorni della città attraverso il suo sfondo trasparente, il che, diciamolo, fa venire le vertigini. Sì, è innegabilmente un'esperienza sensazionale, tanto più che questa piscina si trova al settimo piano del complesso Anaya a Honolulu. La sua altezza può spaventare alcune persone, ma non preoccupatevi, non c'è alcun rischio nel nuotare in questa piscina. Gli architetti hanno pensato a tutto per rendere il bagno il più sicuro possibile. Hanno dovuto fare un certo sforzo tecnico e un conseguente genio artistico per poter costruire una tale piscina. Tutto è stato accuratamente studiato per offrire ai nuotatori una vista mozzafiato con brividi. Mentre questa piscina è la prima alle Hawaii, sempre più piscine con fondo in vetro vengono costruite in tutto il mondo. Tuttavia la piscina di Honolulu è unica in quanto la bellezza artistica è in perfetta armonia con l'ambiente che circonda questa sublime piscina. Dopo la Marina Bay Sand di Singapore, che tutti ormai conoscono e che ha acquisito una reputazione mondiale con la sua piscina atipica, ora è la volta di Habitat Sky. Si trova anche a Singapore e questo complesso residenziale non manca di originalità. Come l'hotel, anche Habitat Sky ha collegato i due edifici principali con una piscina che si trova in cima alle due torri, al 38esimo piano. Questo capolavoro architettonico è stato progettato dall'architetto israelo-canadese Moshe Safdie, che si è preoccupato di rendere l'architettura il più originale possibile, grazie ovviamente alla piscina in cima. Questa lussuosa piscina lunga 50 metri non serve solo come ponte tra le due torri, ma il suo scopo è certamente quello di permettere ai residenti di fare il bagno, pur avendo la possibilità di avere una vista panoramica della città di Bishan. Inoltre, l'intero tetto è stato attrezzato per offrire un'oasi di pace agli abitanti dell'Habitat Sky. D'altra parte, per chi non sa nuotare in una piscina così vertiginosa, non c'è da preoccuparsi. Lo Sky Habitat ha messo a disposizione una seconda piscina che si trova a livello del suolo e che non manca affatto di fascino, anzi.
Forse non avrete mai sentito parlare delle Havasu Falls, questa meraviglia naturale situata nel cuore del Grand Canyon negli Stati Uniti, eppure sono assolutamente straordinarie. Situata in Arizona, a 150 km da Las Vegas, nella riserva indiana Havasu Pai, queste cascate sono le più famose della regione. Questo è un luogo magico dove si incontrano due mondi, la cultura tradizionale del popolo Havasu Pai e la magnifica madre natura in tutto il suo splendore. Infatti, sotto le cascate si trova una piscina di sorprendente bellezza. Naturale. Il suo colore blu-verde e le rocce rosse che circondano la piscina creano un magnifico contrasto che ha contribuito alla fama di questo luogo. Ovviamente questo sito naturale è turistico ed è perfettamente balneabile, tuttavia un numero limitato di turisti è autorizzato a visitare questo luogo perché è necessario ottenere un permesso di ingresso dalla tribù Havasu Pai in anticipo. Una cosa è certa, nuotare in questa piscina farà sicuramente impressione. A Auchel, in Belgio, c'è una piscina unica al mondo. Nemo 33 è la piscina più profonda del mondo. Con una profondità di 33 metri, galleggia come un clima mistico di abissi inesplorati. I subacquei più curiosi scopriranno un'esperienza unica al mondo, e per una buona ragione. L'interno della piscina è infatti un vero e proprio complesso architettonico. Si compone di due piattaforme, grotte accessibili solo per le immersioni, oblò, ma soprattutto tre fosse di immersione dodecagonale di 5 metri, 10 e 33 metri di profondità. Quest'ultima è tanto più impressionante in quanto si trova in fondo ad un pozzo, ed è qui che viene scavata la piscina coperta più profonda del mondo. Inoltre, la piscina, profonda 10 metri, riserva molte sorprese anche ai subacquei, poiché ospita due grotte che danno la sensazione di nuotare in uno spazio surreale. Incredibile! Inoltre, i 2500 metri cubi di acqua provengono da una fonte a basso contenuto di cloro, e la temperatura dell'acqua è costantemente mantenuta a 33 gradi. Ecco come le immersioni a Nemo 33 danno l'impressione di visitare una città d'acqua. Questa piscina è davvero unica, non credete? Un progetto mozzafiato è stato presentato da The Compass Company. Il suo progetto consiste nella costruzione di un'enorme piscina a sfioro sulla cima di un grattacielo di 55 piani. Chiamata Infinity London, questa piscina è la prima con traboccamento a 360 gradi. È davvero impressionante, e per una buona ragione. Le pareti e il pavimento della piscina sono completamente trasparenti, permettendo ai nuotatori di avere una visione di insieme di tutta la città di Londra. Inoltre, vi starete probabilmente chiedendo come entrare o uscire da questa piscina. Questo è il vero dilemma. Sarà qualcosa che uscirà direttamente da un film di fantascienza, perché il direttore tecnico e progettista di questa piscina, Alex Kemley, non ha voluto semplicemente mettere una scala fuori dall'edificio o nella piscina. Questo rovinerebbe la vista e i 600.000 litri d'acqua della piscina potrebbero defluire nell'edificio, il che sarebbe inconcepibile. Ecco perché Alex ha immaginato una scala a chiocciola basata su una porta che si alza dal fondo della piscina quando un nuotatore vuole entrare o uscire. Non è incredibile? Nel nord dell'Australia, più precisamente a Darwin, c'è un parco faunistico con i coccodrilli più grandi del pianeta. Questo è il Corcosaurus Cove Darwin Park, che ha non meno di 200 coccodrilli. Inoltre c'è un'attrazione molto speciale che è davvero di gran moda in questo parco. Il suo nome è la Gabbia della Morte, e non a torto si chiama così. Infatti questa gabbia permette ai visitatori di nuotare con i coccodrilli marini in immersione quasi totale. Il principio è quello di avvicinarsi il più possibile a questi mostruosi rettili, solo che per entrare nella gabbia della morte si deve avere sangue freddo. I più coraggiosi che si propongono di fare questa esperienza devono entrare in una gabbia di vetro di circa 5 metri quadri per 4 cm di spessore. Poi scendono sott'acqua all'interno della gabbia e possono osservare i giganti mangiauomini da vicino per 15 minuti. I membri dello staff del parco aspettano solo che i visitatori entrino nella gabbia per nutrire i rettili. È il modo migliore per far pompare l'adrenalina. In questo modo lo spettatore ha una visione a 360 gradi delle fauci di questo animale che schiaccia la carne, un faccia a faccia con i coccodrilli che sicuramente segna tutte le menti. Ora tocca a voi dirci quale di queste piscine sembra la più incredibile del mondo. Non dimenticarti di dare un'occhiata alla nostra nuova pagina Facebook, cliccare mi piace e condividere i nostri video con i tuoi amici. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!